un approccio alto-basso che tenesse insieme da un lato la comunità locale nelle sue espressioni più popolari e dall'altro creativi da tutta Italia per favorire processi di contaminazione. Expada è un centro culturale che ospita numerose iniziative, un'accademia sulla world music, un laboratorio fotografico, una scuola di parkour, una scuola di danza, un laboratorio teatrale, insomma. L'idea è di uno spazio che sia al tempo stesso un luogo di lavoro condiviso per i talenti del territorio e insieme un incubatore di progetti creativi che possano dimostrare che anche distanti dalle direttrici principali di persone e di cose, cioè in un piccolo paese del sud Italia, è possibile lavorare all'economia della creatività. È importante per due motivi. Il primo è che le persone hanno bisogno di luoghi in cui stare insieme, alternativi all'offerta commerciale. Il secondo motivo è che abbiamo un patrimonio immobiliare al Mezzogiorno vastissimo, molto spesso di immobili lasciati al degrado. La storia stessa di Expada è una storia di abbandono lunga 50 anni ed è importante per i nuovi processi sociali ed economici riqualificare questi spazi. Investire in innovazione è una strada d'uscita dalla crisi, perché solamente nuove soluzioni a vecchi problemi possono aiutarci a creare risposte anche alla mancanza di produzione di ricchezza e di occupazione. Mi piacerebbe moltissimo lavorare sulla rigenerazione della città di Taranto, che rappresenta in questo momento la più grande contraddizione italiana in uscita dal Novecento. E diventa una nuova città che basa la propria economia sulla sostenibilità e sulla partecipazione dei cittadini.